5, che stamattina in realtà il compitino da svolgere ce l'eravamo già assegnato la settimana scorsa. Non sono riuscito a mettere online il materiale in tempo, ma anche perché stanotte il temporale ha fatto saltare il server su cui c'è il sito. Sono riuscito solo a farlo ripartire questa mattina arrivando in ufficio, però ve lo metto. Quindi questa volta siete scusati per non averci provato prima, ma nessuno magari impedia di cominciare a pensarci, no? Allora, proviamo a pensarci insieme. Il nostro obiettivo era, abbiamo preso questo come esempio di grafo semplice, scusate, grafo facile, no? Perché il grafo semplice è una ben precisa definizione, no? Che dice che tra due qualsiasi coppia di vertici esiste un arco solo. Invece qui così non è, o perlomeno dobbiamo decidere come rappresentarlo. Quindi questa è una cosa esistente intorno a noi che ci ricorda un po' la struttura di un grafo. Allora proviamo a vedere come fare a trattare questa cosa. Adesso stiamo facendo un esercizio in modo un pochino bottom-up, cioè cerchiamo di prendere sta roba e rappresentarlo come un grafo. Nei casi reali non si parte mai da lì, si parte sempre da prendiamo questa struttura e vogliamo farci qualche cosa sopra, che ne so, trovare i percorsi, percorso tra due coppie di stazioni. Ci arriveremo, però non abbiamo ancora tutte le conoscenze sui grafi per poter cominciare a parlare di percorsi, però i grafi sono solamente capaci a caricarli e a vederli, no? E navigarli nodo per nodo. Questo problema io lo posso vedere, e saremo obbligati a farlo, a vederlo, da due punti di vista contemporanei e ovviamente diversi. Il primo punto di vista è quello che ci interessa di più oggi, cioè come grafo. Allora, se è un grafo, se lo leggo come grafo, questo disegno, no? Devo identificare quelli che sono i nodi, quelli che sono gli archi e quella che è la tipologia di grafo che mi interessa. Quindi grafo semplice, non semplice, orientato, non orientato, pesato, non pesato. E questo è un aspetto. L'altro aspetto che dobbiamo considerare è che comunque queste informazioni dovranno, questa mappa, questa struttura, dovrà essere memorizzata da qualche parte, anche al di là del grafo stesso. Cioè un grafo è una struttura dati che mi serve per fare delle ottimizzazioni, delle ricerche, dei ragionamenti. Ma se io immagino di costruire un'applicazione un pochino più completa, queste stesse informazioni le avrò probabilmente in un database, no? In cui ho tutta l'informazione, magari ho anche informazioni collaterali, che ne so, le coincidenze, le altre linee, l'indirizzo dove si trova la stazione, insomma, tutta un'altra serie di informazioni che nel grafo non ci stanno. Il grafo è una struttura algoritmica. Quindi, prima di inventare i grafi, o prima di scoprire, di impararli, proviamo a metterci dal punto di vista di chi deve fare un'applicazione, quindi dimentichiamo per un attimo i grafi, che gestisca queste informazioni. E facciamolo progettando una piccola base dati in cui mettere queste informazioni. Perché poi il grafo sarà una componente che estrarremo dalla base dati. Però la base dati, voi mi insegnate dal corso di base dati, appunto, va progettata secondo una certa metodologia, le tabelle le devo definire in un certo modo. Allora, io l'esercizio che ho provato a farmi per primo è chiedermi, senza sapere nulla di grafi, se dovessi costruire un database in cui memorizzare queste informazioni per poi poterle leggere, che cosa farei? Come mi muoverei? Poi andremo a vedere come questo lo trattiamo come grafo, ma è un altro, no? Un punto successivo. E vedremo che questa dicotomia, no, di visioni ci creerà qualche problemino. Ma vabbè, problemino col diminutivo, nulla di insuperabile. Allora, noi che cosa abbiamo qua? Pensiamo di modellare il database in cui andremo a scrivere queste informazioni. E ricordate il modello entità relazioni, come prima cosa dovevi sederti lì, guardare il problema e capire quali erano le entità principali in gioco. In questo caso quali sono le entità principali in gioco che io ci vedo? Ma come minimo c'è un'entità che possiamo chiamare fermata, che è ciascuna delle fermate, questi pallini piccoli, e come minimo c'è un'entità che si chiama linea,
No? Abbiamo, questo è esplicito, abbiamo 5 linee, poi in realtà 6 perché c'è un pezzo di metro, e quindi una sesta linea, e ciascuna linea è composta da tante fermate. Ciascuna fermata a sua volta potrebbe essere parte di più linee diverse. Allora, nel linguaggio di database diremmo che abbiamo due entità principali che sono la linea e la fermata, e tra queste ci sono relazioni NM. No? Perché una linea è composta da tante fermate e ogni fermata può appartenere a tante linee. Giusto? Allora, in termini di basi dati, se provassi a buttare giù, ma senza tutti i dettagli, ma un primo schizzo di modello entità relazioni, direi che dovrò avere un'entità che posso chiamare appunto linea, un'altra entità che posso chiamare fermata e adesso cerchiamo di capire cosa c'è dentro e poi queste due sono in relazione. In relazione attraverso appunto, poiché è una relazione MN, mi chiedo scusa ma questo tool di disegno non mi permette di fare i rombi come facevamo nei diagrammi di relazioni, quindi lo materializzavano sempre come una tabella, una relazione MN sappiamo che richiede una tabella di collegamento. No? Fosse una relazione 1N o N1, basterebbe che dal lato 1 ci mettesse un campo in più in una tabella che fa riferimento all'altra. Una relazione MN invece richiede una tabella di supporto che possiamo chiamarla fermata linea. Sempre per essere espliciti che quella è la relazione che lega le fermate alle linee. E che informazioni ci metto? Che informazioni ha una linea? Beh, una linea, come minimo, ci avrò un identificatore, una sua chiave primaria e il nome di questa linea, come minimo. E così come la fermata, come minimo, avrò un identificatore e avrò il nome della fermata. Meno di così non posso fare. E poi la singola fermata, no? Quindi qui linea, se dovessi elencare questa tabella, avrà una tabella con due colonne, no? L'ID numerico per comodità e il nome, e ha 5 righe, no? Tabellina piccolina. La fermata è un pochino più lunga, una tabella anche lì ha due colonne, con un D numerico e il nome delle fermate che potrebbero essere questi qui, che troviamo scritti sulla mappa, e poi tante, bah, non so quante fermate saranno qua, una sessantina a occhio, 68, l'ho contate ieri. E questa, se vogliamo, è una versione molto semplice. Che per il momento, beh, ci basta così. Se uno volesse fare pignolo, si accorge che non gli basta proprio del tutto. No? Perché, ad esempio, qui non si capisce bene il fatto che tra Porta Nuova e Susa ci siano due linee verdi parallele. Noi facciamo finta di niente, diciamo c'è una linea sola, mentre magari sono due diverse. Ci sono questi trattini qua che non si capisce bene. Cosa significhino, no? Poi in realtà chi ci è già andato sa che cosa vuol dire, che lì ti fai una passeggiata tra due stazioni, neanche troppo vicine, perché in mezzo hanno costruito, demolito e non si sono accorti che i binari non si collegano, perché sono uno 10 metri sopra l'altro. Questa cosa qui non si capisce bene cosa sia, perché bah, sono la stessa fermata, non lo sono. Insomma, ci sono dei dettagli di questa mappa che lasciano intendere una complessità maggiore che questo nostro diagramma di interrelazioni non c'è, perché la fermata per noi è un punto unico. Poi le cose interne, gli accavallamenti di linea all'interno delle fermate, se non sono tutti dello stesso tipo, in qualche modo qui c'è anche questa linea grigia, che sarebbero le FS. E le linee delle ferrovie regionali che non compaiono qua e quindi in qualche modo non le rappresentiamo. Comunque,
Tralasciamo un po' di dettagli di cui però dovremmo occuparci se dovessimo fare un'applicazione seria. Però ci basta così. Allora, le linee, cos'è una linea? La linea è una cosa che ha un nome e che ferma in una certa serie di fermate. Quindi questa relazione fermata-linea dovrà, vabbè, avrà il suo caro ID, no? E poi mette in relazione che cosa? La linea con la fermata. Quindi avrò l'ID della linea e un ID della fermata. No? Come relazione. Quindi un ID linea che punta a linea e un ID fermata che punta a fermata. Questa freccia indica che quella è una chiave esterna che fa riferimento all'ID di quella. Per cui se io voglio sapere dove ferma la linea SFM1, no? Ex Canavesana, andrò a prendere, cercare nella tabella linea dov'è rappresentata quella che mi interessa, qual è il suo ID, faccio la ricerca nella tabella fermata linea, con quelli di linea quali fermate ho, e per ciascuna fermata mi dà l'ID fermata attraverso il quale posso andare a prendere il nome del punto in cui si ferma il trenino. E viceversa, data una fermata, voglio sapere quali linee passano di lì, passo da fermata, attraverso fermata linea e vado a interrogare linea. Ma questa è roba semplice di database, no? In realtà manca ancora un pezzettino, manca ancora un campo essenziale, indispensabile. Chi lo vede? Per capire dove vanno questi treni. È che una linea è composta da un insieme di fermate. Ma in che ordine vengono percorse? Non c'è scritto qua. Giusto? Non c'è scritto che... C'è scritto che la linea che abbiamo detto, l'SFM1, quella... Qual era? Quella arancione. È composta da Pont, Camporè, Cornier, Valperga, San Benigno, Settimo, eccetera. Ma per ora in questo database non c'è scritto che il treno dopo essere stato a Rivarolo ferma Feletto, dopo Feletto Bosconero. C'è scritto che queste sono tutte fermate della stessa linea, ma non c'è scritto in che ordine vengono percorse. Qui non ce l'ho. Perché quando io interrogo la linea mi dà l'insieme delle fermate, questo è un database. Quando faccio una query i dati non hanno un ordine intrinseco. Il database è libero di restituirmi nell'ordine che preferisco. Se io voglio imporre un ordine, dovrò avere un campo esplicito su cui fare l'ordinamento. E allora vuol dire che qua mi servirà almeno un campo in più che posso chiamare ordine. E questo campo lo metto qui, non lo metto nelle fermate. Perché la fermata in quanto stazione, in quanto luogo fisico, non è che ha un numero d'ordine intrinseco, dipende dalla linea del convoglio che passa. Addirittura, beh, in questo diagramma mi pare che non ci sia, ma addirittura alcune fermate, a seconda che, data una fermata, quale sia la fermata successiva, dipende dalla linea, perché non è detto che tutte le linee fermino in tutte le fermate tra cui passano. Quindi non posso dire in generale, dare un ordinamento alle fermate e poi dire, beh, il treno viaggia secondo l'ordine che hanno le fermate. In generale non si può. L'ordine ce l'ho nel contesto di una specifica linea. Cioè nella linea 1 le fermate le metti in fila così. Nella linea 2 le fermate le metti in fila così. Quindi una certa fermata da cui passano più linee sarà magari la seconda fermata della linea 1 e la quinta fermata della linea 2. E per sapere qual è la fermata successiva e quella precedente, la domanda detta così non ha senso, devo dire qual è la fermata successiva per i treni di quella linea che fermano in quella fermata, quale sarà la successiva e quale sarà la precedente. Quindi è un campo della relazione, una proprietà della relazione, non è una proprietà né della linea né della fermata, l'ordine. Poi l'ordine dobbiamo intenderlo in modo un pochino flessibile, nel senso che le fermate io le numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma sappiamo che il treno fa anche 6, 5, 4, 3, 2. Perché una volta che è andato magari torna anche indietro. Non tengo due campi diversi, ne tengo uno ordinato, e poi mi ricordo che l'andata è in senso crescente e il ritorno dovrò ricordarmi io di leggerlo in senso decrescente. Questa è un po' la progettazione che farebbe chiunque
vedendo quella mappa, il minimo, col minimo livello di dettaglio, meno di così non si può scendere. Di più sì, perché ci sono tante cose di cui non stiamo tenendo conto. Però il livello minimo di dettaglio è questo. Allora, io sono partito da questo e ho detto, va bene, facciamo un piccolo database nel quale carichiamo queste informazioni. E adesso vi risparmio il tempo di farlo, lo guardiamo direttamente, fatemi solo controllare che MySQL stia girando, ma probabilmente no. No, sta girando. E quindi andiamo a vedere. Questo che è il piccolo database che ho creato, si chiama Ferrovie, adesso è uno dei file che volevo caricarvi ieri sera, non sono uscito perché mancava, il server era giù. È composto da tre tabelline, che sono quelle del nostro disegno, una tabella fermata, che è fatta da due colonne, ID fermata, che ho chiamato ID fermata e nome, la tabella linea, che è fatta di due colonne, ID linea e nome, e la tabella fermata e linea, che è fatta di quattro colonne, ID linea e ID fermata, che sono le due chiavi esterne, le ho definite qua, ID fermata è una chiave esterna che fa riferimento al campo ID fermata, che è la chiave primaria della tabella fermata, e idem ID linea. E poi c'è il campo ordine, che è un caro intero. Quindi semplicemente qui, questo programmino che sto usando adesso si chiama IDSQL, un'interfaccia molto semplice, database. Talvolta lo uso perché è più leggero del Workbench. Il Workbench, prima di avviarlo, ci mette un tot da questo qua. Se devo solamente vedere le tabelle, modificare qualche dato al volo, è più semplice, che è meno completo rispetto al MySQL Workbench, ma è più veloce e più rapido, se vogliamo, più leggero anche. Se qualcuno fosse curioso di sapere cos'è questa interfaccia. Ma nel Workbench trovate esattamente le stesse cose. E beh, fatto questo, la parte divertente è finita, è cominciata la parte noiosa, che è quella di prendere una dopo l'altra tutte le fermate che sono scritte in quella cartina e mettere dentro il database. Poi uno lo può fare con più o meno pazienza, ricopiando la mano, oppure con più o meno inventiva, facendo copia e incolla da file di testo, ma alla fine il risultato è questo. Questi numerini qua sono i ID numerici che sono stati assegnati a caso. Non partono da uno perché ho fatto un po' di prove, metti, cancella, modifica, perché c'erano gli accenti che non gli piacevano, e quindi alla fine non parte da uno, perché è un numero che si incrementa ogni volta, e l'ultimo inserimento che ho fatto partiva da 400 e passa. Ma non ci deve preoccupare, è un ID numerico, quindi il fatto che non parta da uno, anzi, ci rende ancora più evidente il fatto che il numero, l'ID della fermata, non c'entra nulla con l'ordine con cui il treno attraversa. Qui li mostro in ordine alfabetico, semplicemente per più facile leggibilità. E quindi ho caricato la tabella fermata, così come ho caricato la tabella linea. Questa è stata più veloce. 5 linee più la metro, che è la sesta. Qui va fino a 7 il numerino, perché 6 manca, sempre per il solito motivo di inserisci cancella. Questa è stata la parte facile, poi c'è stata la parte meno divertente, che era stata quella di caricare effettivamente il percorso di ciascuna linea. E quindi c'è scritto per la linea 1, la prima fermata è la 404, per la linea 1 la seconda fermata è la 405, per la linea 1 la terza fermata è la 406. E andiamo avanti, dice che per la linea 1 ci sono 13 fermate, di cui la tredicesima è la 416. Sarà giusto o non sarà giusto? Andiamocelo a vedere, ma la linea 1 è quella che ho chiamato SFM1, la fermata 411 è quella che corrisponde alla fermata di settimo. Però qui non c'è altro che mettersi lì con la matitina, spuntarle una dopo l'altra e con pazienza sperare di inserirle correttamente. La linea 1. La linea 2 ha 15 fermate, dalla 1 alla 15, e questi sono i numeri di fermata, se non ho sbagliato a inserire qualcosa.
Idem la linea 3 che ha 19 fermate, la linea 7 che era la metro, ci interessa solamente la fermata da Porta Nuova e Porta Susa perché le altre non sono collegate, ma nessuno ci vieterebbe di aggiungerle. La linea 4 che ha 12 fermate, la linea 5 che ne ha maledetta, no, la linea 5 sarebbe la SFMA, quella che va all'aeroporto, che ha invece maledetta 21 fermate. Questo è. Qui ci sono le, non dico le stesse informazioni, ma le informazioni essenziali, dov'è? Che sono già presenti in questa mappa, quelle essenziali, minime. Non ci sono gli orari, ad esempio, ma anche qua non ci sono nella mappa, non ci sono. Mancano alcuni dettagli. Qui è facile a questo punto aggiungere cose, no? Nel senso che se io, ah, guarda, attenzione che vicino a alcune stazioni ci sono delle iconcine in più che ti dicono quali coincidenze ci sono. E vabbè, allora aggiungiamo un'altra tabella con le coincidenze con le altre linee al di fuori del sistema ferroviario metropolitano e le mettiamo in relazione con la stazione. Aggiungiamo un altro pezzo di database. No? Per completare questo ci sarebbe parecchie informazioni in più da aggiungere. Ma non ci serve. Informazione in più non ci serve ai fini del grafo, per cui per il momento. Per dire che il grafo sarà, per navigare le stazioni dovrà essere qualcosa di essenziale, di minimo, no? Mirato alla navigazione, alla scoperta dei percorsi. Il database è qualcosa invece che tende a crescere, in cui cerco di mettere tutte le informazioni. E questi due quindi sono due cose indipendenti. Adesso, se uno prendesse questo database, magari vediamolo qua, che è la stessa cosa, e mi chiedesse, vabbè, adesso facciamo un programmino che, data una stazione di partenza e una di arrivo, mi trova qual è la strada più breve, o anche solo mi trova una strada possibile tra le due stazioni. Farlo in SQL c'è di diventare cretini. Perché dovrei prima fare una query dicendo, dunque, magari le due stazioni sono sulla stessa linea, detto in altri termini. Esiste almeno una linea che comprende entrambe le stazioni? Se sì, allora ti rispondo, prendi quella linea lì. Allora, già sapere se una stazione, due stazioni sono sulla stessa linea non è banalissimo. No, perché ho lì di stazione 1, lì di stazione 2, sapreste scriverla questa query. Dovrò fare una join di fermata linea con se stessa. Perché sto cercando di confrontare due valori di linea di due righe diverse. E in SQL non è possibile confrontare, si confrontano i campi delle colonne, non delle righe. Quindi l'unico modo per fare i confronti è quello di fare un join di una tabella con se stessa, fare il prodotto cartesiano, vincolarlo alle fermate che hanno lo stesso ID e confrontare gli ID di linea. Provate a farla. Che buon esercizio di base dati. Ma poi risolvo solamente una piccola parte del problema, cioè il caso in cui le fermate di partenza e quelle di arrivo siano sulla stessa linea. E se no? Beh, se no potrei provare se riesco a risolverlo con una coincidenza. Allora mi chiedo, esiste una linea a cui appartenga la fermata di partenza e una linea a cui appartenga la fermata di arrivo? E queste due linee sono diverse? E queste due linee si incrociano in almeno un punto? Qui la query comincia a diventare un pochino più pesante. Non tanto per la fermata a partire dalla linea, ma il fatto che le linee si incrocino almeno in un punto. Sì, si può scrivere, però probabilmente ci serve già una query annidata. E se si incrociano in più di un punto, come faccio a sceglierla? E poi una volta che so quali sono le due linee, come faccio a tirare giù l'elenco delle stazioni, l'elenco delle fermate? Se a risolverlo con la tecnologia di database, questo è un problema che si complica, si aggroviglia molto rapidamente. No, è per quello che noi proviamo a modellarlo come grafo, perché ci rendiamo conto che ci sia una struttura che non è tabellare, non è tabulare, no? Non è relazionale. La struttura dati è relazionale, ma il problema che stiamo cercando di risolvere non è, non si presta. Si presta meglio a essere trattato come grafo. E allora cerchiamo di ragionare su che tipo di grafo vogliamo?
Torniamo qua. Allora, se io volessi rappresentare questa cosa più fedelmente possibile, nel senso di simile al disegno, vedrei che questo dovrebbe essere... Allora, le tre domande da farci sono sempre: chi sono gli archi, chi sono i vertici, chi sono gli archi e di che tipo è il grafo. Ma chi sono i vertici? Penso nessuno dubiti di mettere le stazioni come vertici. No, le abbiamo chiamate fermate. Chi sono gli archi? Sono i tratti. Questo è un arco, tra questo vertice e questo vertice. I tratti di strada tra due vertici adiacenti. E fin lì ci siamo. Siete d'accordo o qualcuno ha idee diverse? Nel dire che le fermate sono i vertici, implicitamente diciamo che questi due pallini, no, noi li rappresentiamo con un pallino solo. E questi tre pallini, no, noi li rappresentiamo con un pallino solo. Ok? È una scelta che abbiamo fatto. L'abbiamo già fatta in fase di modellazione della base dati. Ci sta bene. Ma il problema si pone sugli archi. Allora, abbiamo detto... Gli archi sono i tratti di strada tra due fermate adiacenti sulla stessa linea. Adesso le domande che dobbiamo farci è di che tipo sono questi archi. Cioè, sono orientati o non orientati? E qui abbiamo le due scelte, nel senso che posso pensare di modellarlo come grafo non orientato, perché tanto so che se posso andare da qui a qui potrò anche andare al contrario. Oppure posso scegliere di rappresentarlo come grafo orientato, sapendo che però tra ogni coppia di stazioni metterò sempre due archi, quello che va e quello che torna. Al momento non ho criteri di scelta forti, no, stringenti per l'una o per l'altra opzione. Probabilmente se dovessi poi cominciare a occuparmi degli orari, l'andata e il ritorno hanno orari diversi, quindi mi converrà avere un grafo orientato con due archi diversi, uno che va e uno che torna. Mentre invece, finché mi occupo solamente di percorsi, percorso per l'andata è lo stesso del ritorno, quindi potrei pensare che il grafo fosse un grafo non orientato. No? Quindi facciamo una prima versione, poi ci facciamo in fretta a cambiare. Stiamo ragionando sulla struttura dati a grafo per rappresentare il problema, che è indipendente da come l'ho memorizzato nel database. Il database non lo posso più toccare, perché immaginate che ci siano altri 100 sviluppatori che su quel database stanno facendo altre interfacce, altre attività. Il grafo è una struttura dati mia, interna, che uso per ottimizzare. E quindi me la costruisco su misura, estraendola, costruendola e andando a interrogare il database. Quindi direi, si può fare nei due modi. Come primo esercizio pensiamo di fare archi non orientati, perché è più semplice. Seconda domanda, archi semplici o multipli? Cioè un grafo semplice o un multigrafo, sta roba qui? Questo disegno dice che tra queste due stazioni ci sono ben tre linee diverse che puoi prendere. E tra queste due stazioni anche altre tre. Quindi sta a noi chiederci se ci serve questo livello di dettaglio. Se ci serve questo livello di dettaglio, dovremmo costruire un multigrafo, quindi un grafo con archi multipli etichettati. Cioè, non mi basta, se decido di dire che tra Rebaudengo Fossata e Porta Susa ci sono tre linee diverse che ci passano, non mi basta dire ci sono tre linee diverse che ci passano. Devo dire anche quali passano. E quindi dovrei decidere di etichettare ogni arco col nome della linea. Perché quando prima abbiamo detto di che cosa ha fatto il grafo, abbiamo detto che gli archi i vertici sono le fermate, gli archi sono i tratti di strada, ma di linee non abbiamo parlato. L'informazione sulla linea si perde, si è persa nel pensarlo a grafo. Allora, se mi interessa distinguere quei tre archi di quei tre colori diversi, devo pensare a un multigrafo etichettato, in cui gli archi possono essere multipli tra coppie di vertici e su ogni arco ci metto un'etichetta che mi ricorda qual è il nome o l'ID della linea a cui appartiene quel tratto. Altrimenti non mi serve a niente avere tre archi anonimi che vanno da due stazioni,
tanto vale mettere uno solo, no? Non mi dà nessuna informazione in più averne tre in questo singolo problema. Quindi qua le scelte sono due: o decidiamo che per una prima approssimazione di calcolo dei percorsi non mi interessa distinguere quelle tre tratte, l'importante è sapere che da qui a lì ci posso andare, e allora mi basta un grafo semplice, quando ho più archi ne metto uno solo. Tanto averne uno, averne due vuol dire che comunque lì ci posso arrivare, dal punto di vista della raggiungibilità mi basta. E questa potrebbe essere la prima scelta che facciamo, un grafo semplice, non orientato, l'avevamo già deciso. Oppure, se voglio invece rappresentare nel dettaglio le linee che cosa fanno, dovrò pensare a un multigrafo etichettato. Si può fare, non è molto più complicato, però magari lo possiamo fare come secondo passaggio. Dipende poi molto da che cosa ci devo fare sopra. Se la mia prima domanda, su cui stiamo ragionando insieme, è quella di dire qual è un percorso che mi porta dalla stazione di partenza alla stazione di arrivo, mi basta elencare le stazioni intermedie per cui passare. Quindi non mi serve il dettaglio di scendi da questa linea e sali su quell'altra, se chiedo il percorso. E quindi, di nuovo, per rimanere sul versante semplice la prima volta, potremmo pensare che possiamo modellarlo come grafo semplice, dove ci sono più percorsi, indichiamo semplicemente l'arco rappresenta, esiste un arco tra due vertici tutte le volte che c'è almeno un percorso ferroviario di almeno una linea tra questi due vertici, lo possiamo definire così. Poi, quali altre caratteristiche ci servono per poter definire il nostro grafo? Abbiamo detto l'orientamento dei grafi, abbiamo dei vertici, abbiamo detto la molteplicità dei vertici, abbiamo detto l'etichettatura dei vertici, l'ultima è i loop. Ha senso? Ci serve modellare un arco che vada da un vertice a se stesso? No. Direi che non trovo nessun motivo per poter dire, ma magari forse, perché se sono in un posto è ovvio che posso girare su me stesso, nello stesso posto, ma non. Quindi sicuramente è un grafo non uno pseudografo, ma solamente un multigrafo tradizionale. Quindi abbiamo, a seconda poi del problema che vorremmo risolvere, abbiamo queste forse quattro combinazioni, cioè l'arco lo possiamo fare orientato o non orientato, e l'arco può essere semplice o multiplo, multiplo etichettato ovviamente. Queste due scelte sono indipendenti l'una dall'altra, dipendono dall'applicazione. Allora vediamo come costruirlo questo grafo, e poi ci inventiamo che cosa farcene, no? Costruirlo a partire dal database. E qui c'è una prima difficoltà, no? Che è il modo con cui ho pensato a questa mappa quando facevo il database è diverso dal modo in cui ci ho pensato quando lo vedevo come grafo. Perché quando lo vedo come database io ho un concetto di linea, e una linea è una collanina in cui ho infilato tante fermate. Però quello che vedo principalmente è la linea. Quando lo vedo come grafo, la linea non la vedo più, ma vedo i singoli pezzettini, i singoli tratti della linea. Non c'è, nel mio database, non c'è nulla che rappresenta un tratto di linea. Non c'è nulla che posso fare una query dal database e mi dia l'elenco degli archi. Se voglio sapere qual è l'elenco dei vertici di questo grafo, è facile. Tabella fermata, trum, tirali giù tutti. Select asterisco from fermata. Quelli sono i vertici. E poi uno per uno, add vertex. E gli archi? Nel database non c'è una tabella, non è questa. Questa mette in relazione una linea con una fermata. A me serve qualcosa che mette in relazione un vertice con un altro vertice, cioè una fermata con un'altra fermata, che sia consecutiva secondo almeno una linea.
potrei farlo, potrei farlo, consecutiva, quindi conta anche il campo ordine, i cui campi ordine siano n, n più 1, i più 1. No? Però non è esplicito. Dobbiamo cambiare modo di pensare, dobbiamo riorganizzare gli stessi dati. Allora, se volete vi racconto come ho fatto io. Per raccontarvi come ho fatto, ovviamente un database sta nel suo DB server fin tanto che non riesco a leggerlo in un'applicazione Java. Quindi il primo passaggio che devo fare, allora rifacciamo il punto, dove siamo? Abbiamo un database progettato, stiamo ponendoci il problema di caricare o costruire meglio un grafo semplice, non etichettato, non orientato, perché la versione la più facile che ci è venuta in mente ragionando sulla struttura del grafo, che rappresenti quelle fermate. Prima di potersi chiedere, ma adesso quando creo il grafo che metodo devo chiamare per aggiungere un arco, devo riuscire a leggere nella mia applicazione Java il contenuto di quel database. Quindi di nuovo per un attimo apriamo un'altra parentesi di un quarto d'ora e andiamo a vedere come fare a leggere o a rappresentare quel database, quella base dati nell'applicazione. Allora usiamo la tecnica che abbiamo imparato. Cioè, quando abbiamo una base dati, costruiamoci dei bin, degli oggetti Java, che rappresentino le entità della base dati stessa. E poi ci costruiremo una classe, che noi abbiamo chiamato DAO, Data Access Object, che ha le query, che ha le modalità per poter portare avanti e indietro dal database agli oggetti bin, dai bin al database, se devo leggere o se devo scrivere. Quindi mi faccio un modello a oggetti dentro il mio progetto Java che in qualche modo corrisponda al modello relazionale che ho nel mio database. Che sono due cose diverse. Il modello relazionale ha certe regole, certi vincoli, la chiave primaria, la chiave esterna, eccetera, eccetera. Basato su tabelle, basato su ID, no? Su chiavi numeriche, ma chiavi che corrispondono a un valore. Modello oggetti è invece una rete, un modello più a rete, in cui un oggetto fa riferimento a un altro, ne contiene un altro, eccetera. C'è un certo parallelismo, ma non è un parallelismo 1-1, non è beceramente mappabile. Allora, io il modello oggetti che ho pensato è di questo tipo. Adesso vediamo se riesco a ingrandirlo un pochino. No, non riesco. Non c'è lo zoom. Vabbè, leggiamo le parti che ci interessano. Ho pensato, ma mi servono gli stessi oggetti che ho nel database. Cioè mi servirà un oggetto fermata, un oggetto linea e poi qualcosa che li mette in relazione. Qualcosa che li mette in relazione, occhio, non è detto che io debba fare in Java lo stesso tipo di relazione che ho nel database. Qualcosa che mette in relazione la fermata con le linee potrebbe benissimo essere un array list dentro linea. La linea potrebbe benissimo avere un array list di fermata, di oggetti fermata, o una mappa. Cioè, il fatto è che ho dovuto comunque, ho voluto comunque, creare un oggetto separato, che ho chiamato fermata linea, principalmente per il campo ordine. Adesso l'ho fatto come classe diversa, adesso riguardandola poteva essere forse una sottoclasse di fermata, se ci avessi pensato meglio, o se ci avessi ripensato. Molte volte la progettazione ti viene giusta la seconda volta, non la prima. Ma vabbè, può andare bene così. Quindi io mi costruisco dei bin. Ricordiamoci cos'è un bin. È una classe Java che contiene dei dati e al suo interno ha essenzialmente solo i metodi per accedere a quei dati, quindi get, set, i metodi di validazione, eventualmente l'equal, slash code, eccetera. Ma non ha metodi di lavoro, non sa che cosa ci faccio su questi dati, non sa chi ci farà qualche cosa su questi dati. Devono essere classi che
possibilmente lo disegnate qua, apposta, senza pensare a un progetto intero. Rappresentano dei dati. E quindi avrò la linea che ha l'ID linea e il nome, la fermata che ha l'ID fermata e il nome, e poi l'informazione della composizione delle linee. La composizione delle linee, quindi il diagramma di interrelazione si indica così, nel senso che una linea è in relazione con più fermate, attraverso un campo che si chiama fermate, con una molteplicità di oggetti fermata linea. Vuol dire che all'interno di linea ci sarà una collection di oggetti fermata linea. No, come diagramma delle classi non lo vedo qua, questo, non lo vedo come attributo questa collection, ma la vedo come relazione. È un modo di indicarlo. Quindi questo fermate è un campo di linea. È un campo di linea che non c'era nel database, perché era implicito in una tabella relazionale. E qui invece lo salvo da qualche parte, no? Mi conviene dentro la linea avere già direttamente la collection che mi dice quali sono le fermate di questa linea, non ogni volta andare a fare delle ricerche, perché mai? E infatti questo oggetto fermata linea al suo interno avrà direttamente un riferimento all'oggetto fermata. Non è che al suo interno contiene semplicemente l'ID della fermata e poi devo andare a ricercare dall'altra parte. Qui sto cercando di creare un modello oggetti, cioè gli oggetti sono concatenati l'uno all'altro. Non è che sono solamente ricercabili, eh? Sono concatenati. Così come l'oggetto fermata linea ha un riferimento, diciamo, al padre, no? Alla linea che la contiene, perché una volta che ho un oggetto fermata linea posso sapere immediatamente, punto getLinea, vado a vedere qual è la linea che mi contiene. E questo alla fine a livello di classi significa, io ho fatto una serie di bin, il bin linea, no, fatemi partire da fermata che è più semplice, il bin fermata è più semplice perché ha ID fermata e nome, i due campi, e basta, get set. Poi ho fatto l'override del toString di quasi tutte queste classi per semplificarmi il debugging, per stampare casino. Anche perché abbiamo visto che il grafo ha il metodo toString e che usa a sua volta i toString degli oggetti, così riesco a stampare il grafo in un'istruzione sola e avere qualche cosa di leggibile, non gli indirizzi esadecimali degli oggetti. Vabbè, poi qui davanti avevo messo un equals, è un metodo equals che diceva essenzialmente che le fermate sono uguali, no? L'equals dell'oggetto fermata è basato sull'ID fermata, del nome non ce ne frega niente, no? Ma questo lo sappiamo perché l'abbiamo tirato sulla database in cui l'ID fermata era la chiave primaria. Quindi per l'oggetto fermata l'equals, l'eguaglianza è l'uguaglianza dell'ID. Okay? Poi c'è l'oggetto linea che è molto simile, ID linea, nome. E poi get e set vari. In più però c'ho questo campo ho chiamato fermate, che è una collection di fermata linea, cioè dentro la linea mi salvo, mi ricordo, mi scrivo qual è l'insieme di fermate di cui è composta quella linea. L'insieme di fermate di una linea è un insieme di oggetti fermata linea. Che tipo di collection posso usare? Beh, quella che mi sembra più logica è un sorted set, è un insieme ordinato di fermate. Perché non una lista, ma un sorted set? Beh, entrambi, sia la lista che il sorted set, sono insiemi in qualche modo ordinati, nel senso che quando navigo gli elementi so in che ordine mi saltano fuori. In una lista mi saltano fuori nell'ordine in cui li ho inseriti. Quando metto gli oggetti in una lista, add, quando poi la navigo, mi saltano fuori nell'ordine in cui li ho inseriti. In un sorted set mi saltano fuori nell'ordine definito dal comparatore, associato all'oggetto. Allora, io quegli oggetti li voglio mettere in ordine, so già che li inserirò nell'ordine giusto, allora mi può andare bene una qualunque lista. Se invece potrei pensare di inserirli, non so bene in che ordine li inserirò, ma voglio che abbiano un ordinamento proprio, intrinseco, allora
un sorted set mi va meglio. E visto che io il campo ordine ce l'ho, quel campo numerico ordine, lavoro su quello come comparatore. Quindi, una linea contiene al suo interno l'elenco delle fermate. Lo chiamo elenco, è un insieme ordinato. E poi altro l'oggetto linea non ha, no? Se no il get e il set dei vari campi, il suo costruttore, qui ho deciso di implementarlo come tree set, questo fermate, e ovviamente a livello di costruttore, questo oggetto lo devo costruire in due passi, no? Prima costruisco l'oggetto e poi dopo dovrò costruire l'elenco di fermate da mettergli dentro, quindi al momento in cui lo costruisco posso conoscere solo l'id linea e il nome. Mi inizializzo un set, che di fatto tree set è l'unica implementazione di un sorted set comoda da usare. E poi se vogliamo, oltre ai metodi get e set, ho aggiunto un metodo add fermata che semplicemente aggiunge un oggetto fermata linea al sorted set stesso, no? Che richiamerò quando andrò a dire ok, guarda che questa fermata appartiene a questa linea e quindi ho il metodo add fermata. Ma a parte il metodo add fermata, tutto il resto sono i get e set dell'elemento, un bin, no? Permette di gestire i dati che contiene al suo interno. E poi ho l'oggetto fermata linea, che anche qui non è molto diverso. Fermata linea in qualche modo fa il verso alla tabella fermate linea si chiama, se non sbaglio, del database. Quindi al riferimento per ogni fermata di una linea ho il riferimento alla linea e alla fermata e al numero d'ordine, questi tre campi. Più l'ID stesso, ma questi ID qua della fermata linea non servono a niente se non a rendere. Così, a dare la chiave primaria a quella tabella. Con la differenza che nel database che ho qui, fermate linea, ho ID linea e ID fermata che sono dei numeri. Dentro la tabella ci sta il numero che è l'ID della linea e il numero che corrisponde all'ID della fermata. Mentre invece nella mia classe non vado a mettere il numero. E sarebbe troppo scomodo, vado a mettere direttamente un riferimento all'oggetto linea e all'oggetto fermata. No? Perché altrimenti ogni volta dice, beh, questa fermata linea si ferma della linea 3. Qual è la linea 3? Come si chiama? E beh, allora andiamo a fare un'interrogazione nella collection di linee per sapere qual è quella che è l'ID uguale 3. E lo farei 12 milioni di volte. No, ho già riferimento all'oggetto. Quindi in questo differisce, se vogliamo, principalmente un modello oggetti rispetto a un modello relazionale. Nel modello razionale le relazioni sono definite attraverso l'uguaglianza di valori, le chiavi esterne. Cioè in quella colonna c'è un numerino, che quel numerino lì è uguale, corrisponde alla chiave primaria di un'altra tabella. Però l'associazione la faccio perché hanno lo stesso numerino. In un modello oggetti l'associazione la faccio facendo riferimento diretto agli oggetti che ho creato. E non solo a un numero attraverso il quale posso risalire all'oggetto. Sarebbe molto scomodo. Ok, e quindi la differenza è che linea e fermata, anziché essere degli ID, sono direttamente di riferimento agli oggetti. Dovrò fare un pochino più di lavoro quando creo l'istanza di linea fermata linea, perché non mi basta inserire il numerino che ho appena detto al database, ma devo andarmi a trovare il riferimento all'oggetto che gli corrisponde, ma lo faccio una volta per tutte, quando creo le liste, poi non lo tocco più. Fatto questo, andiamo un oggetto di nuovo stupido, ai get e set di questi campi. Ah, c'è anche il campo ordine, non l'avevo visto, ma ovviamente, ma questo è un int semplice, semplicemente lo metto lì dentro. E poi l'altra, vai, costruttore, nulla di speciale. Tranne questo ragionamento che non memorizzo l'ID, ma memorizzo il riferimento agli oggetti, non ha nulla di speciale. Poi però ricordiamoci che questa cosa la dobbiamo inserire in un sorted set e quindi devo implementare l'interfaccia comparable, no? Devo definire qual è l'ordinamento naturale di queste fermate. E l'ordinamento naturale lo farò sulla base del campo ordine.
Giusto? Quale fermata viene prima e quale dopo? Beh, vediamo il numerino, ordine. Facendo attenzione però che tra le fermate è possibile definire un ordinamento parziale ma non un ordinamento totale. Cosa vuol dire? Vuol dire che se mi chiedi se viene prima nole o caselle, te lo so dire. Se mi chiedi se viene prima CDE o bussoleno, non ti rispondo, perché dico no, guarda che appartengono a due linee diverse. La domanda non ha senso. Ha senso confrontare l'ordine, dire chi viene prima e chi viene dopo, solo per fermate della stessa linea. Se sono fermate in linee diverse, che vuol dire? Sto confrontando mele con patate. Sono entrambe tondeggianti, ma non sono direttamente confrontabili. Allora, semplicemente significa che il mio metodo compare, no? Che confronta un oggetto con un altro, si arrabbia tanto al punto da non restituire nessun valore ma lanciare un'eccezione, se io per caso gli sto chiedendo di confrontare due oggetti, this e other, che hanno linee diverse, che appartengono a linee diverse. Anche per questo mi serve questo oggetto fermata linea che è diverso dall'oggetto fermata, perché l'oggetto fermata non sa a quale linea o quali linee sta appartenendo. Invece l'oggetto fermata linea sì, è specifico per ciascuna linea. Allora, se io gli chiedo di confrontare due fermate della stessa linea, lui mi risponde, beh, viene questa prima o viene quell'altra prima. Se gli chiedo di confrontare due fermate di due linee diverse, una bacchettata sulle dita e il programma si ferma. Ovviamente starà a me nel programma non chiedergli mai di fare cose sbagliate, perché sennò quel comparatore si arrabbia. Vabbè, avendo definito il compare, la legge dice devi fare anche l'equals in modo coerente. Allora ho dovuto fare anche l'equals in modo coerente, uguale, no? Se le linee sono diverse, mi arrabbio, altrimenti confronto. Ovviamente il confronto di campo ordine, eh? Anche qua confronto di campo ordine. Confronto il compare lo faccio sul campo ordine, non sugli altri campi, non me ne frega niente degli altri. E ti dicono, beh, allora visto che hai ridefinito l'equals, devi anche ridefinire l'hash code, e vabbè, lo facciamo, no? L'hash code sulla base del campo ordine sempre, che è un integer, quindi passo la palla al metodo hashCode della classe integer. È il prezzo da pagare per fare il comparable, no? Implementarsi questi tre metodi. Quindi un pochino stiamo anche forzando le mani, perché quando dice del comparable dovrebbe definire un ordine totale tra gli elementi. Io qua ho definito solamente un ordine parziale, e sarà quindi mia responsabilità fare in modo di non mettere mai nella stessa collection, nello stesso sorted set, elementi che appartengano a linee diverse. Se no so già che nel momento in cui cerco di inserirlo, la collection cerca di confrontarlo per sapere dove metterlo, è un tree set all'interno dell'albero binario di ricerca, e al primo confronto che fa mi genera eccezione. Vabbè, questi sono gli oggetti. Quindi siamo. Queste, tanto per avere il parallelo tra il codice Java e la rappresentazione UML per il diagramma delle classi, questa freccia qui, fermate 0 asterisco, che parte da linea, corrisponde al fatto che nella classe linea ho questa collection di fermate, di fermata linea. Quindi vuol dire che l'oggetto, l'istanza di oggetto linea è in relazione con una o più istanze, beh, 0 o più istanze, di oggetti della classe fermata linea. E a sua volta ogni oggetto fermata linea ha riferimento a un'istanza della linea e un'istanza della fermata. Quindi queste due frecce uscenti, che si chiama linea e che si chiamano fermata della classe fermata linea, corrispondono a questo e a quest'altro riferimento esterno. Ok? Database, Bing, modello oggetti. Adesso, modello oggetti è bello, ma è un oggetto morto.
lettera morta, sono lì. Qualcuno ci deve caricare i dati dentro. Qualcuno deve avere i metodi per creare una nuova fermata o un insieme di fermate a partire dai dati nel database. Di chi è il compito in grado di riempire di valori questi bin? Dell'oggetto DAO. Ho creato un oggetto, un DAO unico, qui avrei potuto fare un linee DAO e un fermate DAO, ma sono talmente intrecciati che ho deciso, faccio uno solo, e l'ho chiamato ferrovie DAO, che ha alcuni metodi, poi ne servirebbero magari anche molti altri, in realtà un paio di questi che ho implementato non servono a nulla, o non, adesso non mi servono, ma che ha i metodi per collegare gli oggetti del modello oggetti con le tabelle del database. Collegare nel senso di leggere il database e creare nuovi oggetti e riempirli, oppure, se gli oggetti sono cambiati, aggiornare le tabelle del database o aggiungere nuovi elementi sulle tabelle del database. Ad esempio, fatemi ricollassare, giusto così vediamo alcuni dei metodi che mi sono divertito a implementare. Un metodo che si chiama, allora, ricordiamo la distinzione architetturale, no, tra i bin e il DAO. Il bin ha oggetti che non sanno nulla di come vengono usati, quindi dentro il bin non c'è alcun riferimento al database e alcun metodo per poter creare, distruggere elenchi di quel bin lì. Ma in realtà poi lui memorizza i dati, dentro il bin ci sono i dati. Infatti abbiamo studiato bene quali erano le proprietà, i dati dentro la classe, e poi abbiamo detto, beh, i metodi sono semplicemente i get e set, niente di speciale, o i compare to, ma i metodi di servizio di quell'oggetto. Il DAO invece funziona al contrario, il DAO non ha dati, non ce ne sono. In questa classe non ci sono variabili locali a distanza. O solo metodi. Metodi i quali però usano pesantemente gli oggetti bin. Cioè il DAO non è indipendente dai bin. Se cambia un bin, il DAO deve andare di sicuro a toccare. Non è vero il viceversa. E ha dei metodi che ricevono in ingresso e in uscita dei bin. E fanno delle operazioni su questi bin di lettura o scrittura andando a leggere il database, a interagire con il database. I metodi del DAO, come interfaccia, come signature dei metodi, non hanno nessun riferimento al database. Non c'è mai scritto connection, non c'è mai scritto statement, non c'è mai scritto result set, né i parametri di ingresso né i parametri di uscita. I parametri di ingresso e di uscita sono bin, sempre. Poi dentro, ovviamente, l'implementazione di questi metodi, invece, andiamo giù pesanti di SQL. E cosa fanno i metodi? Vabbè, il primo che mi viene in mente è, se ho un ID della fermata, la fermata 206, qual è? Allora, posso avere un metodo getFermata, a cui passo l'ID numerico della fermata, e mi restituisce un nuovo oggetto fermata, compiuto, fatto, che ha dentro l'ID e il nome, e basta, perché adesso in questo oggetto non c'è null'altro. E dentro lui farà la sua query. In realtà c'è un modo anche più comodo di fare le stesse cose, e io gli passo un oggetto fermata, già io, lo creo io, con il campo ID compilato e gli altri campi, in questo caso il campo nome, a null, vuoto. E gli dico, ok, dammi la fermata riempiendo i campi restanti. Cioè gli passo un oggetto che è parziale, è solo completato a metà, c'è solo l'ID, e lui mi riempie gli altri campi facendo la query in database. Che a volte è più comodo che non farsi istituire un oggetto nuovo, perché magari quell'oggetto ce l'ho già, l'ho appena creato. Ma sono due modi diversi di fare la stessa cosa. Conosco l'ID, voglio l'oggetto fermata. I due stili sono diversi, dipendono solo dal fatto che voglio che l'oggetto fermata me lo crei lui, e quindi me lo istituisce nuovo, oppure l'ho già creato io e quindi te lo passo. E beh, poi dentro c'è poco da vedere.
data un certo ID fermata, confronto se è uguale a quello che mi hai passato e dammi il nome, e estraggo il nome di quella fermata lì. Qui è tutto JDBC. Quindi creando una nuova connessione, creo un nuovo statement, setto il parametro, punto interrogativo, all'ID fermata dell'oggetto fermata che mi hai passato, eseguo la query, controllo se c'è il risultato. In questo caso è una query che faccio su un campo che è chiave primaria della tabella. No? Il where è sulla chiave primaria. Quindi i risultati saranno o 0 o 1, non possono essere di più. O quella chiave primaria, quell'ID, c'è o non c'è. Non possono esserne due. Quindi non ho bisogno di un while per scandire i risultati, mi basta un if per dire c'è o non c'è. Se c'è, set nome. No, qui sto scrivendo dentro il bin il nome che ho ricevuto dalla query del database. Se non c'è, vabbè, ritorno falso. Questa variabile ok, vero o falso. Non faccio qua return true o return false, perché dopo che ho saputo che è true devo ricordarmi di chiudere le risorse verso il database, quindi non posso ritornare qua. Semplicemente per non dimenticarmi di fare queste due istruzioni, essenzialmente. No? Questo è un po' il lavoro che fanno i metodi del DAO. Poi in realtà l'altro metodo getFermata, visto che l'ho già fatto una volta la query, beh, ribalto la palla, no? GetFermata che mi crea un nuovo oggetto, beh, creo qua l'oggetto compilato a pezzi, cioè solo con l'ID ma non col nome, e poi uso il metodo getFermata di prima. Che una volta che avete fatto un metodo, tra i metodi del DAO spesso si richiamano a vicenda, no? Per evitare, perché magari ci sono modi diversi di interrogare il database, ma se noi riusciamo a farli convergere tutti su un numero di query limitato, abbiamo ridotto il numero di punti in cui c'è il vero contatto col database. Ma questi sono solo due metodi di esempio. Quelli che ci servono davvero quali sono? Beh, getAllFermata, getAllLinear. Dammi tutte le fermate, dammi tutte le linee. La prima cosa che devo fare, se voglio tirare su il database, è dammi l'elenco di tutte le linee. E beh, è una query semplicissima che mi dà tutti i campi della tabella linea ordinati per nome e mi restituisce una lista, una collection di linee. In questo caso è un array list, ma perché ci aggiungo solo dentro, poi so già che sarà molto breve, quindi non mi frega niente dell'efficienza. Nulla di speciale. Popolo una lista che contenga esattamente gli stessi oggetti che rappresentano uno a uno, in modo preciso, le linee della tabella. E la stessa cosa con le fermate. Ho una lista di fermata che popolo facendo una query sulla tabella fermata. Fine. Sono esattamente uguali questi due metodi, solamente uno lavora sulle fermate e l'altro lavora sulle linee. E poi un terzo metodo che ho chiamato addAllFermataLinear, è quello un pochino più complicato. Ti do una linea e per favore dammi tutte le fermate di quella linea sotto forma di elenco di fermate. No, scusate, ho sbagliato. Popola l'elenco di fermate, sappiamo che era un sorted set, di quella linea, andando a leggere dal database. Questo secondo campo, all fermate, è un riferimento a tutte le fermate che ho letto prima. Perché ricordate che nell'oggetto all fermata ho bisogno di sapere, di avere riferimento a un oggetto di tipo fermata. Vediamolo qua. Cosa voglio fare? Io ho l'oggetto linea, li creo tutti leggendo il database,
l'oggetto fermata, li creo tutti leggendo del database. Adesso però nell'oggetto linea devo aggiungere il riferimento alle fermate. Quindi creare tanti oggetti fermata linea, okay, da mettere nel sorted set all'interno di linea. Quindi questi oggetti leggerò leggendo la tabella fermata linea. Però per creare questi oggetti ho bisogno di un riferimento alla linea che li contiene, e questo è facile, perché è intrinseco, se devo aggiungere al sorted set di una certa linea, il riferimento alla linea ce l'ho, è l'oggetto di cui devo aggiungere i pezzi. Ma mi serve anche poter costruire il riferimento alla fermata. Allora, per poterlo fare, il DAO si fa passare anche una copia della struttura dati in cui sono state memorizzate tutte le fermate. Quindi so qual è la linea che mi serve e voglio prendere dalla tabella fermate linea, selezionare l'ID linea che mi serve, cioè di questa linea, dimmi quali sono tutte le righe, tutte le fermate di quella linea lì. E trovo, vabbè, i campi di quella tabella, ID fermate linea, ordini di fermata. In questa tabella ci sarebbe anche ID linea, ma non mi curo di tirarlo fuori perché tanto lo conosco già. E queste fermate le ordino, vabbè, per ordine, non più per ordine alfabetico, ma per ordine di fermata del treno. Questa query parte dall'ID della linea e quando lo eseguo a ogni riga, no? Immaginatevi che ogni riga, immaginiamo che sia la linea 4 che mi interessa. Vabbè, ma perché devo farla, devo immaginare? Eseguiamola. 4. Ecco. Ad esempio, per la linea 4 ciò che ottengo è questo. Ok? Allora, dovrò creare degli oggetti fermata linea e i campi di fermata linea sono 4. L'ID fermata linea ce l'ho. L'ordine ce l'ho. L'ID, non l'ID, il riferimento all'oggetto linea qui non c'è, nel real set non c'è, ma nel codice ce l'ho e come? Perché è questo, mi è stato passato come parametro. Ce l'ho. Il quarto è il riferimento all'oggetto fermata. Il riferimento all'oggetto fermata non ce l'ho, però ho l'ID fermata e mi sono fatto dare una copia della struttura dati in cui sono state memorizzate tutte le fermate. Quindi vado a interrogare quella struttura dati per vedere qual è l'elemento della lista che contiene, che ha quel ID. E questo è ciò che faccio qua sotto. Quando srotolo i risultati della query, prima di tutto uso, in questo caso, index of per andare a cercare all'interno di tutte le fermate qual è quella che ha l'ID uguale al campo ID fermata. L'index of vuole un altro oggetto, a me questo oggetto va bene che sia parziale perché tanto so già che il confronto viene fatto solamente sull'ID. Ricordate che ho definito l'equals. Quindi io sono riuscito a trovare dentro la collection dove sta l'oggetto fermata che ha questo ID qui. E allora sono a posto, perché posso creare un nuovo oggetto fermata linea passandogli i quattro valori di cui dicevo. L'ID fermata linea lo prendo direttamente dal database. La linea di appartenenza come oggetto, non come ID, che è il mio parametro di riferimento. L'oggetto su cui devo lavorare, no? Il riferimento alla fermata, e a questo punto ho la posizione all'interno della collection, un get mi dà subito l'oggetto. L'oggetto, la fermata che sta al 17° posto tra l'elenco delle fermate. Questo posto
è semplicemente la posizione nella collection di tutte le fermate che è ordinata in ordine alfabetico, non c'entra nulla con l'ordine con cui il treno passa di lì, perché questo invece è il quarto campo, l'ordine. Quindi qua devo fare un po' di ginnastica per andare a tirare i fili, no? Ho dei dati dal database che saltano fuori grezzi come numeri e io devo darmi un pochino da fare per andare a collegarli con gli oggetti. Fatto questo, ho un nuovo oggetto fermata linea e lo aggiungo al sorted set. Ricordate che nel sorted set era un metodo add fermata? Lo uso per dire, ok, questa è la nuova fermata, aggiungila. Aggiungila nel tuo albero, no? Nella posizione opportuna in funzione del campo ordine, perché il comparatore lavora sull'ordine. È un po' contorto, sembra, a prima vista, no? Ma è sempre così. Perché qui stiamo mettendo in comunicazione due mondi diversi, quello del database, che ha delle sue regole, JDBC, result set, devi prendere un pezzo alla volta, le query, le tabelle, le colonne, con un mondo diverso che è fatto di Bing, di oggetti e di metodi di questi Bing. Ma questo è un po' il cuore, essenzialmente. Se fatto bene, il resto dell'applicazione può lavorare senza più sapere cos'è, come è fatto un database. Tanto per dirvi, ma ovviamente lo riprendiamo domani, avendo questo, caricare il database si riduce a queste tre istruzioni. Prendo un DAO, carico tutte le fermate, lasciate perdere il model, lo vediamo domani. Carico tutte le fermate, quindi chiamo getAllFermata e lo salvo in una lista. Chiamo getAllLinea e lo salvo in una lista. E per ciascuna linea aggiungo a questa le sue fermate. Fine. No? Quindi lavoro in modo estremamente semplice. Da questo momento in avanti il database non mi serve più, perché ho caricato in memoria in queste due strutture dati, che sono una lista di fermate e una lista di linee, ho tutte le informazioni che mi servono, tutte quelle che c'erano nel database perlomeno. In questo caso il database era abbastanza piccolo, per cui aveva senso caricarselo tutto in memoria e poi dopo lavorare con strutture dati in memoria, non fare continuamente query. Se fosse stata una mappa, che ne so, ferroviaria di tutta Europa, allora ci avrei pensato due volte forse, ma in questo caso me la cavo così. Allora, c'è stato un po' di lavoro, ma siamo riusciti a prendere da un disegno che era appiccicato ai muri delle stazioni un modello relazionale, abbiamo fatto un database, sulla struttura di questo database abbiamo definito un modello oggetti e abbiamo cominciato a fare un mapping in lettura per ora dal modello relazionale al modello oggetti. L'unica cosa che non abbiamo fatto, perché qui non si vede da nessuna parte, è lavorarci come grafo, cioè da qua estrarre il grafo, ma per questo avremo tempo domani. Io quello che vi faccio è vi metto a disposizione un progetto, adesso spero che il server non sia di nuovo impallinato ma che funzioni, che contiene ciò che abbiamo visto oggi, quindi il database, SQL, i DAO, i Bing. Ho cancellato dal progetto che vi do tutta la parte che è relativa ai grafi, no? Che facciamo insieme domani, ma magari potete cominciare a pensarci. Okay?